Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi voglio parlarvi di un caso davvero sconvolgente. Vi racconterò la storia di Richard Ramirez, uno dei serial killer più disturbanti di cui io abbia mai letto. La persona che senza pietà terrorizzò a metà degli anni Ottanta un'intera città, Los Angeles, la città degli angeli, rapendo, violentando ed uccidendo in modo selvaggio più di 13 persone tra il 17 marzo del 1985 e il 31 agosto dello stesso anno. Pensate che a causa del suo modus operandi che aveva di uccidere le sue vittime, cioè aggredirle di notte, soprattutto facendo irruzione nelle loro abitazioni, i media dell'epoca lo soprannominarono The Night Stalker, il cacciatore della notte. Amici, prima di iniziare, se siete appassionati come me di paranormale, storie avvolte nel mistero e casi true crime, iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui miei prossimi video. Ma adesso cominciamo. Ricardo Muñoz Ramirez nacque a El Paso, in Texas, il 29 febbraio del 1960, figlio di Julian e Mercedes Ramirez, entrambi immigrati messicani e ultimo di cinque figli. I genitori di Ramirez avevano alla base un matrimonio davvero travagliato e difficile, ed una situazione economica non bella, abbastanza precaria. Avevano anche delle convinzioni di vita differenti, soprattutto nell'educazione dei loro figli. La madre, che aveva delle convinzioni cattoliche molto profonde, educò i suoi figli con una rigida formazione cattolica. La donna lavorava in una fabbrica di scarpe e pare che proprio qui avesse inalato delle sostanze tossiche proprio mentre era incinta di Richard, quando si trovava al quarto mese di gravidanza. Il padre, invece, che in Messico era stato un poliziotto, quando arrivò negli USA divenne operaio nell'autostrada di Santa Fe. Sembra che infliggesse ai figli durissime punizioni corporee, un metodo educativo in cui lui credeva fermamente. Sembra che picchiasse purtroppo anche la moglie. Aveva questi terribili scatti d'ira che scoppiavano improvvisamente e senza motivo, e purtroppo a farne le spese in quei momenti lì era proprio la sua famiglia. In diverse occasioni legò il figlio Richard e lo picchiò davvero duramente, cosa che portò il ragazzo in queste situazioni a fuggire di casa la notte per rifugiarsi nel cimitero vicino. Si può quindi affermare che l'infanzia di Richard fosse stata segnata da violenze e percosse. Pensate che dopo alcuni incidenti involontari che causarono al ragazzo dei traumi alla testa, cominciò a soffrire di convulsioni e le fu diagnosticata anche l'epilessia. Ma chi l'ha conosciuto da piccolo afferma che Richard era un bambino molto timido e gentile e che non avesse mai dato segni di squilibrio. Anzi, pare che fosse stato vittima di bullismo a scuola, un altro tratto che hanno in comune diversi serial killer. Fu vittima di bullismo per il suo aspetto fisico, perché era un ragazzo molto esile e con i capelli lunghi, e pare che i suoi tratti fossero molto, molto femminili, e per questo lo prendevano in giro, proprio perché assomigliava ad una ragazza. Gli specialisti che ne delinearono il profilo dissero che il suo cambiamento e la scelta di uccidere forse era avvenuta soprattutto per l'influenza negativa che ebbe su di lui il cugino Mike, un ex berretto verde reduce dalla guerra in Vietnam. Mike era solito raccontare a Richard delle storie raccapriccianti sulla guerra. Si vantava di aver ucciso e torturato diversi nemici, ma soprattutto di aver violentato, torturato ed ucciso diverse donne vietnamite. E come prova gli fece vedere delle foto Polaroid dove lui aveva abusato di queste donne e successivamente le aveva poi decapitate. Ma non fu solo questo a disturbare la mente di Richard.
Richard perché all'età di 13 anni fu testimone di un evento davvero terribile, sempre ad opera del cugino. Un giorno, dopo una violentissima lite con la moglie, l'uomo sparò in faccia alla moglie, uccidendola. Sembra che Mike avesse insegnato anche a Richard delle vere e proprie tecniche di guerriglia, soprattutto come uccidere e come rimanere nascosti nella notte. L'uomo fu poi arrestato, ma venne assolto per infermità mentale dovuto ad uno stress traumatico post-traumatico dopo il servizio in Vietnam e fu rinchiuso per alcuni anni in un ospedale psichiatrico. In questo periodo, poco tempo dopo, Richard si trasferisce a casa della sorella Ruth, ma purtroppo anche qui non avrà dei buoni esempi, ma non per la sorella, per il marito della sorella, perché pare che l'uomo avesse una vera ossessione per il sesso e che spiasse le donne dalle finestre mentre si spogliavano, mentre erano in intimità. E lo insegnò anche a Richard. E in diverse occasioni, quando uscì dall'ospedale psichiatrico, Mike li accompagnò anche. Un altro cattivissimo esempio lo ricevette dal fratello Ruben, che aveva una dipendenza dall'eroina. Quest'uomo insegnò al ragazzo come svaligiare le case, a rivendere gli oggetti rubati. Soprattutto per comprare la droga da cui era dipendente e anche purtroppo per le condizioni precarie economiche in cui versava la famiglia. Qui Richard inizierà anche a fare uso di sostanze stupefacenti. Durante il suo lavoro presso un albergo, l'Holiday Inn, comincia a mettere in pratica quello che gli aveva insegnato il fratello e svaligiava le stanze degli ospiti senza mai venire scoperto. Fu licenziato per un tentativo di stupro ai danni di una cliente. Quel giorno venne picchiato selvaggiamente dal marito. Ma l'accusa decadde quando i coniugi che si trovavano in un altro stato dovevano tornare in Texas per testimoniare contro di lui, cosa che purtroppo non fecero. Tutte queste influenze negative che avevano avuto su di lui fecero scattare qualcosa nella mente di Richard. Perché il 10 aprile del 1984 commetterà il suo primo omicidio su una bambina di 9 anni, May Lung. La piccola May si trovava di fronte all'entrata del suo condominio insieme al fratellino di 8 anni e stavano cercando una banconota da $1 che avevano perso. Qui Ramirez si avvicina alla bambina e le dice che l'aiuterà a ritrovare la sua banconota, che forse poteva averla persa nel seminterrato, e gli chiede di seguirla proprio lì sotto per poterla cercare insieme. Adesso preparatevi perché è davvero disturbante quello che sto per raccontare. Io stessa faccio fatica a dirlo. Qui nel seminterrato Richard Ramirez si canisce sul corpo di questa piccola bambina perché la picchia selvaggiamente, la strangola e la violenta, per poi successivamente pugnalarla selvaggiamente e appendere il suo corpicino con la sua stessa camicetta ad un tubo che si trovava proprio lì sotto. Questo crimine non verrà collegato a Ramirez fino al 2009, quando faranno un confronto con il suo DNA. Il 28 giugno del 1984 Ramirez commette il suo secondo omicidio ai danni di una donna di 79 anni, Jenny Winkle. Sta dormendo serenamente nel suo letto, quando Ramirez entra da una finestra lasciata aperta e la pugnala ferocemente, tagliandole la gola così in profondità quasi a decapitarla. Si era introdotto in quella casa in cerca di denaro e oggetti da rivendere per sostenere la sua dipendenza dalla droga. Voglio dirvi che quell'estate a Los Angeles fu molto calda, si arrivarono a sfiorare quasi 38 gradi, quindi
Diverse persone dormivano con la finestra aperta e questo fu anche un motivo di preoccupazione e lo vedremo più avanti perché lui si introduceva in casa proprio da porte e finestre aperte. Il 17 marzo del 1985 aggredì un'altra donna, Maria Hernandez, di 22 anni. La seguì in auto fino alla sua abitazione, dove le sparò prima di introdursi in casa. La ragazza però non morì perché il colpo che Richard aveva sparato rimbalzò sulle chiavi di casa che la ragazza teneva in mano e che istintivamente aveva portato al volto per proteggersi dallo sparo. La ragazza si finse morta, per questo motivo si salverà e sarà la sua prima testimone. Quando Richard entra tranquillamente in casa, pensando che la ragazza a cui aveva sparato poco fa fosse morta, si trova davanti un'altra persona. Una ragazza, Daily Okazaki, la coinquilina di Maria Hernandez, che aveva 34 anni. Daily, avendo sentito lo sparo, si era subito nascosta in cucina, ma Richard l'aveva già vista perché la ucciderà sparandole in fronte appena la ragazza solleverà la testa per cercare di capire dove fosse l'uomo. Quel giorno Ramirez, in preda alla frenesia di uccidere, colpì ancora un'ora dopo a Monterey Park. Aggredì una ragazza di 30 anni, Xiai Lin Yu, trascinandola fuori dalla sua auto e sparandole due volte prima di fuggire. Questa ragazza venne trovata ancora viva quando arrivò sul posto un agente, ma morì poco prima dell'arrivo dei soccorsi. Sulla scena del delitto venne ritrovato un cappellino da baseball di una rock band australiana, gli AC/DC. Questi due omicidi e un terzo tentato omicidio scatenarono i media del luogo, ma soprattutto il panico delle persone che vivevano lì a Los Angeles. Ma non finì lì, perché il 27 marzo Ramirez si introdusse in una casa che aveva già svaligiato un anno prima e ucciderà due coniugi, Vincent e Maxine Zazzara, di 64 anni lui e 44 lei. Al marito venne sparato in testa mentre stava dormendo e la moglie, svegliata dal rumore che era stato fatto, venne picchiata e le vennero legate anche le mani. Qui Richard andrà in cerca di oggetti preziosi da poter rivendere e di denaro, ma la donna riesce a slegarsi le mani e a prendere un fucile da sotto il letto che era carico. Cercò di sparare all'uomo che si era introdotto in casa, ma non riuscì a colpirlo e qui Ramirez si arrabbierà veramente tantissimo. Aggredisce la donna con un coltello e le mutilerà il corpo. Successivamente le inciderà sul seno una lettera T e le caverà anche gli occhi. Successivamente tenterà di abusare di lei, ma non ci riuscirà perché era rimasto molto scosso dal tentativo che aveva fatto questa donna di ucciderlo. L'autopsia poi rilevò che queste mutilazioni erano state fatte post mortem. I cadaveri di queste due povere vittime vennero ritrovate poi dal figlio Peter. Dopo queste esecuzioni, Ramirez torna dove stava vivendo in quel momento, all'Hotel Cecil. L'abbiamo già visto in un altro mio video, quando ho parlato di Elisa Lam, morta proprio all'interno di quel particolare albergo. Potete trovare il video in descrizione. Vi avevo già accennato di Richard Ramirez perché nell'Hotel Cecil si fermarono diversi serial killer intorno agli anni 80. Questa volta però Ramirez commette un errore perché sulla scena del delitto verrà ritrovata l'impronta di una scarpa da ginnastica della marca Avia. Questa impronta verrà fotografata e poi posta in archivio. La polizia però brancolava nel buio perché oltre ad un cappellino da baseball ed un'impronta di una scarpa da ginnastica non avevano nient'altro in mano, ma una cosa fu ben chiara, che si trovavano di fronte ad un serial killer, perché la perizia che era stata fatta sui proiettili che erano stati ritrovati sulle scene dei crimini risultavano che appartenevano alla stessa arma da fuoco.
Fatta questa scoperta, quindi, i cittadini vennero invitati alla massima prudenza e soprattutto a tenere chiuse porte e finestre, perché c'era un'altissima probabilità che questo serial killer potesse colpire ancora. Infatti, poco dopo aggredì nuovamente una coppia di coniugi di origine cinese, Harold e Jane Wu. Ramirez uccise l'uomo sparandogli in testa, invece la moglie venne picchiata, legata e abusata sessualmente per diverse volte. Per una ragione sconosciuta, Ramirez la lasciò in vita. Era chiaro che questo serial killer stava diventando sempre più violento e fuori controllo, ma commetteva anche più errori perché stava lasciando anche diversi indizi sulle scene dei crimini. E le vittime che erano state lasciate in vita riuscirono anche a ricostruire un identikit di questo mostro, descrivendolo tutti allo stesso modo: alto, magro, capelli lunghi, neri e ricci, denti in pessime condizioni. A maggio gli impulsi omicidi di Ramirez tornano a farsi sentire. Infatti, il 14 di quello stesso mese torna a Monterey Park e si introduce nella casa di due coniugi, Bill Doy, di 66 anni, e della moglie Lillian, disabile, di 56 anni. Dopo aver picchiato l'uomo e averlo ferito con un'arma da fuoco sparandogli alla tempia, si introduce in camera da letto della moglie dove la legherà con delle manette e la violenterà. Successivamente si metterà alla ricerca di oggetti di valore da poter rivendere. Bill Doy, una volta che Ramirez uscirà dalla loro casa, riuscirà a chiamare la polizia, ma morirà per le ferite riportate in ospedale. Il 29 maggio si introduce nella casa di due sorelle, Malvia Keller di 83 anni e Blanche Wolfe, disabile di 80 anni. Colpirà entrambe con un martello e cercherà di abusare di loro, ma non ci riuscirà. Malvia rimase uccisa, mentre Blanche riuscì a sopravvivere fortunatamente. Durante i mesi di giugno e luglio si susseguirono altre violenze e morti ad opera di Ramirez. Il 30 maggio entra in casa di Carol Cale, di 42 anni, chiudendo il figlio nell'armadio e violentando ripetutamente la donna per poi fuggire. Il 2 luglio scelse la casa di Mary Cannon, 75 anni, vedova, la colpisce in testa mentre sta dormendo e la pugnala a morte. Era ormai evidente che Ramirez, era fuori controllo e sempre più violento. Pensate che il 26 giugno rapì un'altra bambina, prelevandola direttamente dalla sua cameretta mentre stava dormendo. La violentò ripetutamente per poi abbandonarne il corpicino vicino ad un benzinaio. Il 5 luglio Ramirez aggredisce una ragazza di 16 anni, Whitney Bennett, e la colpisce con un ferro da stiro mentre stava dormendo. Qui Ramirez tenterà di strangolarla con il filo del telefono, ma quando si accorge che da questo cavo vengono fuori delle scintille e un fumo blu e che la ragazza stava ancora cercando di respirare, si spaventa tantissimo pensando che Gesù fosse arrivato per salvarla e scappa via. Possiamo pensare che qui fosse subentrata l'educazione cattolica molto rigida che aveva ricevuto dalla mamma. Il 7 luglio Ramirez colpisce ancora, aggredisce una donna di 60 anni, Joyce Lucille Nelson, e l'aggredisce mentre sta dormendo, la picchia a morte calpestandole ripetutamente il viso, dove rimarrà impressa addirittura l'impronta della sua scarpa da ginnastica della marca Avia. Lo stesso giorno Ramirez aggredisce un'altra donna, Sophie Dickman, di 63 anni, si introdurrà in casa sua, la ammanetterà e la violenterà ripetutamente. Dopodiché le porterà via tutti i gioielli, ma le farà giurare su Satana che non c'era nient'altro di valore da poter prendere. Il 20 luglio Ramirez acquista un machete e si introduce in casa di Leila Kniding, di 66 anni, e di suo marito Maxon, di 68. Spara ad entrambi e li mutila con il machete prima di derubare ciò che poteva.
Più tardi entra in casa della famiglia Covenant ed uccide Chinarong, il marito, e violenta la moglie Song Kid ripetutamente, trascinando poi il figlio di 8 anni in giro per casa in cerca di oggetti di valore. La moglie e il figlio di Chinarong riuscirono fortunatamente a sopravvivere. Ma l'escalation di morte continua perché il 6 agosto Christopher Peterson di 38 anni e la moglie Virginia di 27 anni furono aggrediti e colpiti alla testa da un'arma da fuoco, ma miracolosamente riuscirono anche loro a sopravvivere. L'8 agosto purtroppo tocca ad un'altra coppia ad essere aggredita dalla furia di Ramirez. I proprietari del Diamond Bar, Amit Zia di 35 anni e Su Kyi di 28 anni, sparò ed uccise all'uomo mentre violentò e costrinse ad un rapporto orale la donna. Successivamente Ramirez si sposta da Los Angeles a San Francisco e qui entra in un'altra abitazione di due coniugi, Peter e Barbara Pan. Spara ad entrambi, uccidendo l'uomo sul colpo e violentando la donna, che riuscì miracolosamente anche lei a sopravvivere e a identificare l'aggressore tramite alcuni identikit che la polizia aveva di lui. Sulla scena di questo crimine, Ramirez disegna un pentacolo con un rossetto rosso e le parole Jack Knife nella stanza da letto della donna. Successivamente, sempre in questa casa, rubò del cibo dal frigo e vomitò poi dopo sul pavimento della cucina e si masturbò anche sul tappeto del salotto. Ma la svolta in questa catena di violenze e sangue arriva il 24 agosto del 1985, quando Ramirez si sposta a Mission Viejo per irrompere nell'appartamento di un'altra coppia, Bill Carnes di 29 anni e Dinez Erickson di 27. Come da suo modus operandi, spara in testa all'uomo uccidendolo e violenta la ragazza, chiedendole di invocare Satana, costringerla ad avere un rapporto orale, qui la lega e fuggirà via. La donna riuscirà a trascinarsi fino alla finestra, mentre Ramirez sta fuggendo con la sua auto. Riesce a riconoscere una Toyota Station Wagon di color arancio e a descrivere perfettamente il volto del suo aggressore. Un altro tassello di questa storia arriva da un adolescente che aveva sentito la TV parlare di questo serial killer e di quest'auto che era stata riconosciuta, questa Toyota Station Wagon arancio. E quando se la ritrova per puro caso davanti, il ragazzo tempestivamente riesce a segnarsi la targa, cosa che consegnerà immediatamente alla polizia per scoprire che era un'auto rubata che era stata ritrovata il 29 agosto. In quest'auto riescono a prelevare delle impronte digitali su un finestrino e si renderanno conto, poi analizzandole, che appartengono ad un uomo già schedato, Richard Ramirez. 2 giorni dopo, il 31 agosto del 1985, la foto di Richard Ramirez sta facendo il giro di tutti i giornali e di tutte le TV. Qui Ramirez viene braccato mentre si trova ad Est di Los Angeles, mentre sta cercando di rubare un'altra auto. La polizia lo arresta portandolo in salvo da una folla inferocita che era pronta a linciarlo. Venne scortato poi in carcere in attesa di processo che ebbe inizio il 22 luglio del 1988 e terminerà il 20 settembre del 1989. Venne ritenuto colpevole di 13 omicidi, 5 tentativi di omicidi, 11 violenze sessuali e 14 furti con scasso. 7 novembre del 1989 Richard Ramirez viene condannato alla pena di morte e fu uno dei processi più lunghi della storia americana, più lunghi e complessi, perché pensate che più di 100 persone vennero chiamate a testimoniare. Pensate che però al peggio non c'è mai fine, perché durante la fase processuale Richard Ramirez ricevette numerose lettere d'amore da alcune donne che si erano invaghite di lui, in particolare una giornalista freelance, Doreen Lioi, gli scrisse circa 70 lettere d'amore.
Nel 1988 Ramirez chiese anche a questa donna di sposarlo, cosa che avvenne il 3 ottobre del 1996 all'interno del carcere di massima sicurezza di San Quintino, dove Ramirez era detenuto. E questa donna dichiarò più volte che se Ramirez fosse morta si sarebbe tolta la vita anche lei. So però che quando Ramirez venne accusato anche dell'omicidio della piccola May all'inizio, questa donna lo lasciò perché qui disse proprio no, a questo non ci sto, mentre a tutti gli altri omicidi, violenze e altre cose che aveva fatto, sì. Io mi chiedo come si possa arrivare ad empatizzare con dei mostri simili. Quando Doreen Lioi lascia Richard Ramirez, lui non si perde d'animo perché si fidanza con una ragazza di 23 anni. Richard Ramirez fu condannato alla camera a gas nel 1989, la sua esecuzione doveva ad avvenire nel 2006, ma dopo numerosi ricorsi era slittata di parecchi anni perché e comunque non avvenne mai perché morì prima nel 2013 a causa di un'insufficienza renale all'età di 53 anni mentre si trovava detenuto nel braccio della morte del carcere di San Quintino. Nel 2021 Netflix pubblica una serie proprio su questo serial killer intitolata The Night Stalker. È una serie molto molto documentata con uno stile investigativo che ripropone scene d'archivio, interviste, testimonianze. È molto molto cruda. Io la consiglio, ma secondo me manca qualcosa, nel senso che si ha solo un punto di vista investigativo, quindi della polizia. Sarebbe stato interessante avere un punto di vista anche psicologico per cercare di capire anche i medici che sono stati intorno a quest'uomo che cosa pensano del perché Richard Ramirez ad un certo punto da bambino timido, bullizzato e via dicendo si trasforma in un serial killer, cioè come se fosse esplosa tutta la sua rabbia, tutto quello che aveva vissuto. Sarebbe stato interessante riproporre anche, proporre un aspetto psicologico in questa docuserie, secondo me. Almeno io quando mi approccio in questi casi, quello che mi affascina di più, mi affascina tra virgolette, diciamo, è proprio la mente di questi serial killer, tutta la loro storia, anche il vissuto che hanno alle spalle. Amici, siamo arrivati al termine di questo difficile caso, è stato molto molto difficile. So che ci sono altre numerosissime vittime che non gli sono state attribuite per mancanza di prove, quindi non ci possiamo soffermare solo a quei 13 omicidi. Adesso io sono curiosa di sapere voi che cosa ne pensate nei commenti, che cosa è scattato nella mente di questa persona secondo voi? Cioè, c'è tanta gente che è vittima di bullismo, purtroppo di genitori violenti, di persone che hanno cattive influenze, però la maggior parte di queste persone fortunatamente non si trasforma in serial killer. Possiamo pensare che alcuni di loro, come Richard Ramirez, avessero dei problemi psicologici? Oppure erano proprio così, o magari la droga che li abbia portati ad un punto di non ritorno, non lo so. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate nei commenti. Io penso che ci sia un mix, non sono un medico, non posso dare un giudizio, specialistico, ovviamente, ma secondo me tutto, tutto ha influito su questa persona. Amici, siamo arrivati davvero al termine. Io vi mando un bacio grande. Mi raccomando, se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un like e vi aspetto nei commenti. Mi raccomando, ci vediamo venerdì per un altro caso. Ciao, amici.